Così nel 2003 partivano i rover Spirit e Opportunity. Dopo un viaggio di circa 7 mesi atterravano su Marte con dei palloni tipo airbag. One minute to atmospheric entry, current altitude 121 miles, current velocity 12,084 miles per hour. 73 miles per hour, we are near our terminal velocity. Per entrambi i rover l'atterraggio funzionò alla perfezione. At this point in time we should be on the ground. Any signal that we receive from now indicates that the vehicle would be alive, on the ground and bouncing. What do we see? We've got the signal! I tecnici della NASA avevano ideato questi rover affinché potessero lavorare sulla superficie marziana per circa 3 mesi. Questo lasso di tempo venne definito come missione primaria. So the rover can see and deploy the antenna so the rover can talk to us. In realtà gli scienziati speravano che essi potessero vivere lassù per altri 3 mesi e anche quell'obiettivo venne raggiunto. Ma di 3 mesi in 3 mesi i due rover hanno superato ogni aspettativa. Spirit è sopravvissuto nei deserti marziani per oltre 6 anni. Opportunity invece, dopo 10 anni di lavoro, sta ancora girando tra i deserti marziani. Gli scienziati sono quasi increduli delle potenzialità di questi piccoli mezzi. Ma cosa hanno scoperto in questi 10 anni di lavoro Spirit e Opportunity? Partiamo dai dati. Opportunity ha percorso circa 39 km e ha inviato a terra oltre 187.000 immagini. Spirit invece ha scattato circa 128.000 fotografie e ha percorso poco più di 7,5 km. Quest'ultimo mise in luce l'esistenza di ambienti che un tempo erano caldi, umidi e anche violenti, con eruzioni vulcaniche, attività idrotermali e forti venti. Poi ha avuto problemi a 2 ruote e si è impantanato nelle sabbie del deserto che circonda Columbia Hill. Opportunity invece ha testimoniato ulteriormente la presenza d'acqua in un lontano passato, mettendo in luce anche la presenza di un ambiente di battigia, quindi marino o di un grande lago. Nella maggior parte dei casi però i dati raccolti dicono che l'acqua doveva essere acida, quindi poco adatta alla vita così come la conosciamo nei nostri mari o nei nostri fiumi, ma più adatta alla formazione di elementi fondamentali per la nascita della vita, quelli che vengono definiti come elementi prebiotici. Solo negli ultimi mesi Opportunity ha scoperto delle aree dove l'acqua doveva essere neutra,
e quindi adatta alla vita simile a quella terrestre. Una scoperta davvero importantissima. Molto noti sono i mirtilli di Marte, scoperti dapprima da Opportunity e poi anche da Spirit. Si tratta di minuscole particelle di pochi millimetri di ossido di ferro, ossia di ematite, che molto probabilmente si formarono per accrescimento in un ambiente ricco di acqua. Ma al di là delle scoperte, i rover ci hanno inviato a terra immagini di una straordinaria bellezza, come ad esempio questo tramonto ripreso da Opportunity. Il rover comunque non ha terminato la sua corsa e pur avendo una serie di piccoli acciacchi, esso promette di continuare ancora la propria corsa tra i deserti di Marte e non ci sarebbe da stupirci se dovessero arrivare altre sorprendenti scoperte.